Carlo Leonardo Rosa, che ci spiegherà qual è la sua personale visione del design a livello proprio di utilizzo, in questo caso, visto che abbiamo la seduta progettata per il Salone del Mobile, di utilizzo del legno e qual è il risultato concettuale di questo studio. Buonasera a tutti voi. Innanzitutto io ringrazio di questa partecipazione che mi hanno offerto a questa riunione. Devo dire che la partenza innanzitutto mia professionale è stata di tipo tradizionale, quindi io sono esercito come architetto in tutte le manifestazioni, insomma, consuete. Faccio un piccolo excursus, ma molto veloce, dicendo che mi ha sempre affascinato la tecnologia come base per poter essere poi liberi di attuare le fantasie. La tecnologia anche a livello di lavoro di gruppo, perché tutto ciò che esce da uno studio è, e questo non lo dico con parole facili, è frutto di tutte le persone che ci sono all'interno dello studio, perché le voci rimbalzano, quando tornano indietro le idee sono comunque arricchite, sono comunque mutate, sono frutto di questa elaborazione di gruppo. Abbiamo fatto delle ricerche sull'architettura e faccio un esempio atipico per poi arrivare al design. Abbiamo lavorato per esempio sull'inquinamento elettromagnetico, abbiamo fondato una società, questo per affrontare le problematiche proprio di schermatura, visto che tutti quanti, io stesso, abbiamo uno o due telefonini e quindi mai ci libereremo di questi, però ci sono problemi di tipo sanitario e quindi abbiamo pensato di dare un ombrello a tutti quanti, anziché di creare dei problemi alla fonte, abbiamo pensato di fornire delle schermature. Questo ci ha indotto a entrare in contatto con quello che per forza deve essere il mondo della politica, perché se non ci sono le norme non si riesce ad affrontare nulla, se non che tutto questo è molto vasto e quando bisogna avere a che fare con molti referenti le cose diventano molto complesse. Nella fattispecie, per concludere, ci tengo a dirlo, eravamo vicini a delle soluzioni, c'era allora un governo di centrosinistra che fortunatamente aveva formato una legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico, però purtroppo avevano stabilito tutte le normative meno i limiti. Per i limiti hanno dato 120 giorni di tempo, peccato che dopo 60 giorni si andava alle elezioni. C'era allora il ministro Veronesi, che era quotatissimo per quanto riguarda le capacità, e naturalmente le elezioni, si sapeva già che sarebbe venuto un altro governo, con questo non sto assolutamente a sindacare sulle capacità dell'uno o dell'altro, dove l'altro governo era notoriamente interessato alle telecomunicazioni, per cui tutto questo è senza, ripeto, dare delle responsabilità, ma purtroppo è saltato. E allora abbiamo pensato di puntare più sulle nostre forze e quindi su quello che sentivamo dentro. Mi sono trovato a considerarmi una persona facente parte di una diffusa maniera di pensare, e cioè dico sempre che pensavo di avere delle idee originali, mi mettevo magari in auto per partire a una certa ora pensando non ci fosse nessuno, invece eravamo in 10.000 a fare la stessa cosa. Altre cose di questo genere, a un certo momento ho pensato che alcune idee che mi venivano in mente facessero comunque riferimento anche a quelle altre 10.000 persone che partivano allo stesso tempo con me, quindi un pensiero facente parte di un numero diffuso di persone. Quindi cercando di ridurre quelle che sono le forze che in qualche maniera confluiscono in un progetto, mi sono passate per la mente alcune idee, di cui una è questa che avete visto esposta, che è una seduta a forma di tazza di caffè, e di conseguenza ho deciso di affrontare queste soluzioni design proprio perché consente delle decisioni quantomeno personali a livello molto rapido. Devo dire che ci sono vari interlocutori, ho avuto la fortuna in questo caso di aver incontrato l'azienda Riva, che nell'arco di pochissimo tempo, nonostante avesse avuto anche altri contatti molto più sviluppati, molto più lunghi, hanno deciso che la cosa piaceva.
Dunque io parto da questo presupposto, le cose che mi colpiscono e che cerco in qualche maniera di trasmettere sono una sensazione di piacere, di accoglienza, quindi quando vedo che c'è qualcosa che mi colpisce, che trovo che abbia delle caratteristiche di accoglienza e che in qualche maniera mi fa scaturire un sorriso, cerco di trasferire questo agli altri, perché come ho già detto in altre occasioni, ritengo che ci siano alcune professioni che permettono in qualche maniera di trasferire un po' di piacere, un po' di sorriso. Ci sono altre professioni necessariamente, per esempio il campo oncologico o il campo della giurisprudenza, che affrontano problematiche dove difficilmente si arriva con un sorriso, magari poi si esce con un sorriso, ma è difficile che si arrivi con un sorriso. A noi sta il compito, sotto vari criteri, varie intenzioni, come quelle ammirevoli degli amici qua colleghi, è quello di seguire dei filoni in cui si creda che comunque tutti questi filoni vedo che mirano a qualcosa di positivo per quanto riguarda l'equità ambientale, per quanto riguarda il vivere, per quanto riguarda l'utilizzo, per quanto riguarda il piacere. Devo dire in tutta franchezza che l'idea iniziale era di un oggetto più tirato per quanto riguarda la tazza in particolare, e poi in realtà gli oggetti prendono dei destini che sono loro propri, e quindi Riva ha deciso di farla propria, e l'hanno prodotta in legno, un'esperienza assolutamente interessante. Legno peraltro un materiale che mi affascina da sempre. A me piace ideare e mi piace stare in laboratorio come mi piace stare in cantiere, quindi metterci le mani nelle cose. E se c'è un materiale in cui metto le mani, in cui lavoro anche, è proprio il legno. E questa lavorazione viene da un blocco unico, salvo il manico, da un blocco unico, quindi di 80x80, che devo dire è molto affascinante, vedere un cubo che poi lavorato da una macchina a 5 assi, perché è un blocco unico, naturalmente abbiamo fatto la matematica, prima c'è stato lo studio ergonomico, lo studio delle linee, lo studio del piacere, lo studio della comodità, lo studio di tutto, e poi si è trasformato alla fine in un disegno che si chiama matematica, perché viene montato su, naturalmente, su programmi, quindi su programmi che poi vengono letti da una macchina. Scusa, che non c'è un file 3D che poi viene elaborato? Sì, esattamente. Abbiamo quantomeno persone capaci, sì. Non io, assolutamente, elaborato questo file, ma semplicemente per poter trasferire quella che era esattamente il pensiero della forma, la forma in ogni particolare, perché una forma si vede semplice, ma in realtà delle caratteristiche di seduta fondamentalmente, perché un oggetto deve avere due funzioni particolari: da una parte deve stupire per la sua forma, deve in qualche piacere per la sua forma, però deve essere comodo, deve essere funzionale. Il design ha sempre queste due caratteristiche che sono rigorosamente abbinate, dove deve essere anche strano il fatto che il piacere nel vedere poi venga anche verificato nel dire è anche comodo, funziona anche bene, deve essere così. Detto ciò sono contentissimo comunque che sia sfociato in un oggetto in legno, perché comunque fa parte dei prodotti naturali, quindi mai più mi sarei affidato a materiali che non appartenessero a quello che è il mondo che noi tocchiamo, quello che è il mondo che abbiamo intorno, quello che è il mondo che può utilizzare, perché poi Riva, parlo di lui, ma comunque loro utilizzano sempre materiali in qualche maniera che hanno delle origini anche di disuso, no? Infatti per altri settori fanno riferimento alle bricole di Venezia, che sono i pali lagurani che vengono smaltiti ogni 5-10 anni, o altri materiali, insomma loro recuperano dei materiali, li fanno propri con dei costi di farli propri, per poi riproporli in altre forme, quindi farli rivivere, farli anche tornare alle persone che li volevano smaltire con vita propria e anche con denaro. Devo dire che in tutto questo
La cosa che mi affascina di più è che continuo a pensare che in Italia ci sono moltissime teste che possono dare molto, ognuno per settori differenti. Qui avete sentito delle proposte che sono in fondo molto differenti come origini, come tracciati, come percorsi, però hanno tutte quante un filo conduttore, che è quello di che c'è un fondo, un tema di profonda volontà di fare qualche cosa di buono, di serio, mettiamo in questi termini, al di là del mercato. È chiaro che vogliamo proporre qualcosa che piaccia, che sia di avvincente, che piaccia a noi e che piaccia a tutti, perché fa bene al nostro mercato, perché quello che poi conta alla fine è fornire qualcosa che piaccia, fornire qualcosa che possa essere venduto anche all'estero, fondamentalmente anche all'estero, e che porti del denaro in Italia, dove si possa lavorare in Italia con della forza lavoro italiana, e quindi in qualche maniera tutti noi contribuire all'economia italiana, in piccolo, ognuno per la sua parte, per quello che può fare. Questo è. Va bene, esiste una possibilità di produzione industriale della seduta, oppure resta comunque a livello prototipale? La produzione è iniziata. Diciamo che parlare di una produzione industriale è una produzione industriale, perché esistono delle macchine che stanno lavorando, sono state anche ottimizzate, perché il primo pezzo ha richiesto 3 giorni di lavoro macchina, 3 giorni completi, quindi pensare ai costi di una macchina in genere costa di 350.000 euro, persone specializzate, eccetera eccetera, insomma. Però tutto questo dopo la prima lavorazione, che ha comportato degli studi complessi, non da parte nostra, ma da parte, ognuno ha una sua specifica, perché c'è una macchina, una specie di trapanone da dentista enorme, che va a scavare con degli ingombri, e naturalmente questi ingombri non gli permettono di entrare in tutti gli spazi con semplicità. Quindi la cosa va studiata con attenzione. È entrata in produzione ufficialmente, infatti adesso è già esposta in un locale come vetrina tipo per un concorso a cui stanno appartenendo. Il primo oggetto che era prototipo è già partito dal salone, non è anche rientrato alla base. Mi fa piacere di questo, ovviamente, mi fa piacere, però io sto a guardare, no? Certo. Quando penso a qualcosa ne sono molto convinto. Dopodiché mi hanno insegnato che una volta che hai fatto il progetto ed è partito, a quel punto non è più tuo. Devi guardare e guardare quello che succede. E sperare. Guardare quello che succede, ed è interessante vedere quello che succede, perché così come una casa progettata, è bello vedere dopo quando vive, io mi metto e guardo per vedere se vive come avevo pensato o no. È interessante questo, certo. Perché comunque ti arricchisce per la volta dopo. Devo dire che vedere come ha vissuto questa seduta al salone, beh, insomma, diciamo che c'era questo spirito comune, il sorriso, il dito, il sorriso, sedersi, sentire dire è anche comoda. Ecco, questo è anche comoda, è una frase fondamentale. Assolutamente. Quindi sta entrando in produzione, non si escludono altre. Beh, dunque è stata depositata in 5.200 forme differenti come copyright, questo lo dico. Perché c'è sempre qualcuno che copia. Certo, sicuramente. E parto anche da questo presupposto. Quando mi passa un'idea per la mente non sono assolutamente mai sicuro che sia il primo ad averla avuta. Passo sempre dal presupposto di non essere il primo. Quindi verifico se è già stata pensata o quantomeno depositata. Perché questo è l'importante. Magari qualcuno l'ha pensata e non ha avuto voglia, tempo, coraggio, denaro per depositarla. In questo caso non è stata depositata, quindi abbiamo fatto questa la cosa. La protezione sul modello di design. Sì, questo è, direi che è fondamentale. Detto ciò, è in produzione industriale. Non so se ho risposto. Va benissimo, sì, assolutamente. Quindi, come vedete, abbiamo visto tutta una panoramica di situazioni completamente differenti, quindi stiamo parlando di design nel senso più ampio del termine, dal riuso dei dischi di vinile fino al legno in blocco unico, con varie discipline che entrano nel mondo del design: qual è l'ergonomia, qual è la brevettabilità dei pezzi, qual è la protezione dei modelli di disegno. Quindi è un'arte, perché secondo me
è da considerare un'arte veramente complicata, dove, come lo dicevo ai miei studenti l'altro giorno, la forma è proprio l'ultima cosa da considerare. C'è tutto un mondo, c'è tutto uno studio da fare prima per arrivare ad una forma, ad elaborare il concetto finale, che è veramente un passaggio lungo e soprattutto molto molto duro.